Ci risiamo. Mannaggia, mannaggia, era caduto. Era caduto e non me ne ero accorto. Forse era per questo che Rick piangeva. Allora, proviamo di nuovo a tornare sul nostro Twitch da telefono. Mannaggia alla morte. Mannaggia. Meno male che non è caduto nella boss fight. Ci siamo, ci siamo. Adesso rileggo la chat. Se ci siete, battete un colpo, per favore. Mannaggia, mannaggia, guarda un po'. Esplosa tutta la Madonna. Eccoci qua. Mi si è connesso alla chat. Quindi, se scrivete in questo momento, io posso leggere. In questo momento proprio. Maledizione, maledizione. Dannato. Dannata connessione che mi ha staccato e non me ne sono neanche accorto. Stavo dicendo, non so fino a che siete arrivati, quando sono morto, forse quando stavo leggendo la lore, perché ho visto quell'ultimo spritz dal telefono. Allora. Qui stiamo fondendo l'arma per farla diventare più forte. Eredita, eredita. Sì. Fondamentale. Assorbimento dell'attacco vita medio. Ah, vabbè, il titolo non se ne fotte un cazzo. Matadoso anche a te, amica mia. Allora, stiamo facendo l'equippo. Fucile. Abbiamo un sacco di fucili buoni. Mira automatica punto debole. Addirittura. Proviamolo, vai. Danno contro i vivi. No, in realtà questo qua è più forte con le abilità. Che questo qua c'ha più di 100 danni. Come abilità è più forte questo. Come danno è più forte quest'altro. Ecco qua, Stream Element si è accorto che siamo tornati. Bentornati a tutti, ragazzi. Mannaggia, mannaggia. È bruttissimo. Proprio brutto. Mannaggia. Brutto, sì, è brutto, sì. Forte ma brutto. Recupero vita automatico critico. Vabbè, ci teniamo questo. Mi dispiace, ma ci teniamo questo. C'è pure un'abilità interessante, quindi. Allora. Bersaglio facile, ninjutsu. Potenza magia di 10, ok. Non è male. Vai. Per il momento mettiamo questo. Di qua. Vabbè, guanti della magia. Assorbimento vita attacco d'acqua. Oddio. Adesso ci abbiamo la cosa che fa acqua. Se non sbaglio, potrebbe essere interessante. Deve essere interessante, sì. Sfida difesa. Assorbimento vita attacco HQ questo. Stanza all'acqua. Ninjutsu, munizioni, danni da fuoco. Omnio, invariata. Ok, no. Qui vediamo se troviamo un pantalone migliore. Velocità, qualcosa che mi dà magia, no? Niente. Ok.
Schinieri. Niente. Qui la tavola divinatoria, prendiamo che ho preso qualcosa di interessante che potenzia magia di 19. No, questa qua ci potenzia di 23, quindi non ci interessa. Di 23 pure questa, fortuna e danno da fuoco. E questo qua invece mi sa che è meglio. Perfetto. Ok, tutto il resto lo possiamo andare a vendere. Quindi andiamo al santuario, facciamo un'offerta. Prima cosa è la benedizione, ce l'abbiamo già attiva, ok. Quindi facciamo le offerte. Allora, offriamo queste cose che non useremo mai. Lancia del demone Anzo. Figa questa. Allora. E qui possiamo buttare tutto. Lascerei fucile, vai, facciamo così, vai, e qui buttiamo tutte le cose che non possiamo usare. Un bel po' le cose che non possiamo usare, devo dire. Allora, ok, queste cose qua ce le siamo tenute bloccate perché ci piaceva l'estetica, probabilmente. Ok. Possiamo anche fare la salita di livello. Vai. Ancora più magici. E adesso ci buttiamo nella missione secondaria. Let's go. Un uomo di nome Maeda Kiji chiede di te e afferma essere il nipote di Toshiya. Lo conosci? Si fa chiamare Canaglia delle Canaglie. Qualunque cosa voglia dire, potremmo fare visita e vedere come sta succedendo. Ok. La canaglia delle canaglie. Questo vuole buscà. Questo vuole botte, ragazzi. Vuole proprio le botte. Allora. Let's go. Ah, è un dungeon, pensavo che fosse un combat e basta contro questo tipo, invece no, invece mi sa che ci aiuta. Sashiburi Dana, so che eri qui e pensavo sarebbe divertente che c'è qualche yokai insieme. Vabbè. Ok. La prima cosa, voglio cambiare i talismani. Jutsu. Voglio i talismani. Ecco, Rick è tornato. Rick, quella faccina che piangeva non era tanto intuitiva. Scrivimi quando cado. Quando crasha la live. Scrivi proprio è crashata la live, così io capisco subito. La faccio ristartare. Che non me ne accorgo per niente stando da PlayStation. Allora, finito Castle Soul, top, grande Rick.
Allora, ci mettiamo il fulminetto che ci piace tanto e andiamo a farci questa secondaria. Vuole picchiare yokai questo tipo. Che yokai picchiamo qua? Chi ci sta per attaccare? Ah, c'è uno di quei cosi là. Va bene. Un'arena con gli yokai, quindi, soltanto che ci abbiamo l'amico. Allora, quello lì su come lo acchiappiamo? Dobbiamo farci il giro qua sulle scale, ok. Oh no, ce ne sono due. Assisti, alzati, stronzone. Ah, c'è anche questo piccolo. Prima che si trasforma. Ok. Ok, sono morti tutti, penso. Penso che siano morti tutti e che poi si avanza per la prossima zona. Sarà una di quelle arene quindi a checkpoint. Ogni volta avanzi. Drac, dove che devo andare per accedere all'albero sacro? Non lo ricordo. Lo stesso montacarichi che ho utilizzato per venire qui. Per venire sulle vette innevate, semplicemente devi usare il medaglione segreto invece del medaglione normale. Allora, saliamo lì sopra. Ok. C'era un oggettino e c'è anche una sorgente termale, quindi si gode. Ci facciamo un bagnetto. Easy, easy, sì, easy, easy. Ah, faccio un bagnetto. Ti è saltato in mente. Per forza, bagnetto, amico mio. Rigenerazione che fai la butti? Allora. No! Meno male che abbiamo la rigenerazione, guarda un po'. No, ma moriamo lo stesso. Che questo qua sta attaccando gli stronzetti. Meno uccidili. Dio, Dio. Dio rigenerato. Sono caduto giù. Chiavi del carcere. Del carceriere. Allora, spero che quello stronzo stia facendo un buon lavoro, perché sennò non serve a niente. Ma a me arrivano cose. Sono state le chiavi del carceriere, ho sbloccato un gatto chiatto. Sì, gatto chiatto, coccoliamolo. Perfetto. Ok, oggettino. Infatti quello si picchia sopra e noi ci prendiamo tutti gli oggetti possibili e immaginabili. Come è giusto che sia. Ancora che non l'hai ucciso? Perfetto. Così ci prendiamo le sue animelle. E ci prendiamo anche il checkpoint. Allora, qui si prosegue e si va verso la fine probabilmente. Quindi un altro esploro dentro è fondamentale. Che qui c'è. Ah, ok, è chiuso. Perfetto. Perfetto, è chiuso e di qua non si va da nessuna parte se non dove già siamo stati. Andiamo. Gatto, chiatto, gatto, chiatto. Guarda come rotola, guarda come rotola. Ecco, tornato nella miglior zona di tutto Elden Ring. Specialmente ben bilanciata. Eh sì, hai proprio ragione, Rick. Non posso darti torto.
Meno male che c'è Tarimura. Un'anima di... E adesso saremo vicini vicini. Mi ha dato un'anima. Non me l'aspettavo l'anima del gattino. L'anima del gatto chiatto. Non posso morire, devo bilanciarmi, devo armonizzarmi l'anima del gatto chiatto. Non posso assolutamente morire. Un altro cuore, vabbè, prendo per il guerriero. Però il gatto chiatto non si batte, amici. Chissà cosa fa, sono curiosissimo adesso. Ah, boss fight. Eccolo qua. Uno scimmione, davvero? Ah, c'è anche un cazzo di Tengu, ecco. Sembrava troppo strano. Boss fight con lo scimmione stupido sarebbe stata easy proprio. Tengu di merda, muori. Oh, mi sta uccidendo lo scimmione. No, no, non può. E direi qu quanto faceva paura all'inizio lo scimmione, mamma mia. Ci buttai un sacco di try per ucciderlo. È stato il mio primo nemico che mi ha fatto paura. GG. Abbiamo spaccato tutto. Sei molto più forte di prima, lo stesso vale per me. Ma stai zitto, che sei scarso. Dici, vuoi scoprire chi è il più forte? Ma sei stronzo, vuoi combattere? No, non voglio scoprirlo. Che ne pensi se ti dico di no? Non ti arrendi così facilmente. Ma Dio, ma sei stronzo. Ok. Allora. È subito all'inizio la catacomba della progenia. No, praticamente devi andare sul fiume verso la cascata ghiacciata dove sta poi il drago. E lì sulla sinistra trovi questa grotta ed è quella della progenia. Let's go. Scopriamo cosa fa l'anima del gatto chiatto, ragazzi. Fondamentale. Fondamentale scoprirlo. Dove c'è l'invasione? Sì, vai all'invasione e poi vai a destra, praticamente. Un giorno potrebbe addirittura diventare più forte e coraggioso di te. Poi potrà meritarsi davvero il titolo di coraggioso dei coraggiosi. Non era la canaglia delle canaglie, ho letto io male, vabbè. È davvero un personaggio curioso, anche se sembra che ci sia una spiegazione di tutto questo. Immagino che tu ne abbia idea, vero? No, non so niente io. Ora si fugge a cena dopo. Buona cena, Rick, buona cena. A dopo. Tanto qua mi trovi. Allora, vediamo il gatto chiatto cosa fa. Oddio, mi fa rotolare.
È carinissimo, però fa cacare secondo me a livello di danni e cose, però è carino assai. Ok, adesso livellino, fondamentale livellino, santuario. Facciamoci un livellino del godo. Voilà, quasi 1000 danni con la nostra arma. E si gode, ragazzi. Allora, livellino del godo e poi andiamo alla fine del sogno. Fine del sogno. Sei tu, ho sentito che una ragazza che mi somiglia è stata vista danzare nel Jurakudai. E il presente senso che sia lei. Non me la sento di andare senza rinforzi in un posto del genere, quindi. Beh, odio doverti chiedere una cosa del genere, ma ti andrebbe aiutarmi, vai. Andiamo a uccidere tua sorella che si era trasformata in un yokai, amica mia. Per forza. Per forza, secondo me questa qua finisce proprio male, molto triste. Una volta raggiunto il grado più alto del governo, che ci abbiamo letto questo tipo. Ok. Allora. Ah, più avanti sta il. Eccolo. Ok, tempietto preso, parliamo con lei. Continui di nuovo qui, ti ringrazio. Gli eredi di questo posto, qualcuno ha davvero un pessimo gusto. Ok. Allora, fare prima un giretto qui sotto. Giusto per essere sicuri che non ci sia un cazzo. Ma invece c'è sta roba. C'è proprio un'invasione qua. Perché non me l'ha fatto fare? Va bene. Vediamo lei che dice quando si spoglia per fare un bagno. Lo fai con me? No, non dice proprio niente. Vabbè. È simpatica l'interazione di quell'altro che dice: che cazzo stai facendo? Sembra il momento. Allora. Oh, i giochi disponibili mensili, sì. Poi vediamo quale gioco. Non si va di qua. Ok, va bene. Quindi è arena e basta. Perfetto. Arena. Prima parte dell'arena. Due yokai. Oh no, un carro e un altro yogi. Ah, questo si è rotto pure le corna, perfetto. Posso ancora continuare, perfetto, brava. Continua. Ok.
prima arena andata, però abbiamo finito tutte le risorse, quindi ci curiamo un attimo. Ci curiamo un attimo e andiamo là. Ok, let's go, let's go. Ma c'è un fucilone? Non me l'aspettavo questo col fucile, sincero. È la prima volta che lo acchiappiamo col fucile, questo. Ok, porta. No, sono morto. Cristo. Perché quell'altro mi ha sparato. Ai ai ai, mi ha sparato quel maledetto. Ma arriviamo pure da quello che sta sparando, però un attimo, fammi prendere gli oggettini, che non vorrei tornarci più qua. Là dietro già abbiamo ucciso il tizio prima, quindi non ci interessa. Andiamo qua. E c'è un'altra arena. Allora, salve. Dammi una mano, amica mia. E qua non sappiamo dopo chi esce. No, 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 sono quasi morto. Cazzo, 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 cazzo. Cristo, Cristo, quanto l'odio. Quel cazzo di monocarro, come cazzo si chiama lui? Quella trottola infuocata di merda, ragazzi. L'odio più di ogni altra cosa al mondo, devo dire. Abbiamo recuperato le anime. Così, a caso. Va bene. Fortunelli. Allora, facciamo una corsetta? Ci riusciamo a fare la corsetta?
Cazzo, mi sta rallentando a bestia. Apriamo questo, che è molto più semplice, però dobbiamo stare attenti. Ok, perfetto. C'è ancora qualcun altro, immagino. Ah, sì. C'è uno solo? Ok. No! Col cazzo uno solo. Ok, quello grande però è facile, dai. Easy. Ok. Ignoriamo quello là, là dietro. Andiamo a vedere se riusciamo a sbloccare una shortcut qua. C'è questo. Vabbè, però c'è la shortcut dietro di lui, 100-100. Dentro. Ah, ma là sta il. No, non mi fido. Non mi fido proprio. Allora spacchiamo un attimo tutto. La tazza. Ok. Andiamo a sbloccare lo shortcut. Proprio perché non mi fido di quel coso. Secondo me è un tranello. Proviamo. Secondo me è proprio un tranello, maledetto, ragazzi. Quello è tempietto. Non me lo fa prendere, infatti. No. Ok, mi trasformo, ho capito. Oh no, cosa sta succedendo? È uscito qualcun altro pure, sì. Un altro coso con le spade. Tiè, ce l'ho anche la tua mossa.
Ok. Mamma mia, che ammazzate. Oh sì, un'altra anima di questo mi piace. Che mazzate toste che ci siamo dati. Super top. Allora. Uff. Che fatica, ragazzi. Prendiamo tutte le casse prendibili. Ok, e facciamoci questo livellino. Ci mettiamo anche la nuova anima. Ma sì, ma sì. Sarà sicuramente più forte di quello che ci abbiamo. Vediamo un po'. Sì, più forte sicuro. Let's go. Ah, pure l'album abbiamo preso nuovo. Vai. Let's go. E facciamo un livellino. Siamo vicini al cinquantello. Possiamo quasi fare un altro livello. Mi sa che a fine di questo dungeon riusciremo a fare un altro livello, ragazzi. Chi cazzo sarà il boss? Non dirmi che è di nuovo quella stronza, perché io mi... non lo so. Ah, è diversa l'area stavolta. Interessante. Cascia. Ah, la sorella è diventata uno di questi. Vabbè. Oh no, morto, quasi. Qui stiamo praticamente entrando nel culo. Per forza. Ah, guarda là. Sei morta. Ancora cammini? Ok. Forcina, pietra spirito. Ok. Voglio leggerla. Allora. Oggetti, forcina, 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 pietra spirito, vediamo un po'. Non è qui, eccola qua. Una forcina appartenente alla sorella minore di Yokuni. Differisce dall'accessorio della sorella maggiore in quanto ha una pietra dello spirito al posto della perla. Osservando la gemma ci si domanda quali speranze e sogni albergarsi nella sua proprietaria. RIP. Fammi prendere un attimo il cuore. Oh no, non le ho dato la forcina.
volevo dare. Cazzo. Vabbè. Però sappiamo che abbiamo ammazzato. Lei continuerà a cercarla, mi sa. Yare, yare. Dovrebbe essere bene, immagino fosse soltanto una voce. Forse era soltanto uno scambio di identità. Grazie ancora del tuo aiuto. Chiamami se qualcosa dovesse aver bisogno. Mi sa che finiamo male per la nostra amica. La troviamo morta da qualche parte. Mannaggia. Santuario. Esco. Cinquantello. E si gode. In realtà potremmo provare a fare il coso del dojo. Proviamo, dai. Questo qua era. I nove simboli. Ti aspettavo, sì, voleva buscare lui stesso. Anche se la vedo tosta. La vedo tosta contro il maestro qui. Sa che ci rompe un po'. Ah, ok, non è contro di lui comunque. Ok, c'ho un coso. Queste cose qua che cazzo fanno? Vabbè, vediamo. Bene, di già, si è fatto proprio schifo, maestro. Sensei, ho fatto proprio schifo, ho fatto cagà. Anche i miei incantesimi, non sono abituato, dovrei studiarmi questi cazzo incantesimi che mi sta facendo usare. Allora, questo cos'è? Mi potenzia in qualche modo? Già, allora, non sono convinto che sia questo l'unico combattimento, per questo eviterei di... La prima cosa ci baffiamo, quindi facciamo così, così, così. Quella sferina contro di quello va bene. Contro di lui lo facciamo così. Vabbè, questo qua... Ok, contro di lui potremmo usare questo. No! Allora questo qua è più semplice. Però sono morto come uno stronzo proprio, dovevo curarmi.
Pensavo di riuscire a fare, anche perché solitamente io mi curo quando attacco. No! Aiaiaia! No, niente. No, questo qua non lo riesco a fare. A lui dovevo portare. Devo riuscire ad arrivare da lui con l'incantesimo del bradipo. Che se no non facciamo un cazzo. Lasciamo sta. Andiamoci. Vai, facciamo un cazzo di ammonita, non fa niente. Non voglio perdere tempo qua. Perché a breve dobbiamo staccare proprio. Ah, cazzo. A breve, praticamente pure. Allora, quindi stasera dobbiamo fare la missione lì. Fiori di ciliegio a Daigoji. Che livello siamo? 111. Ok, quindi vabbè, siamo a livello abbastanza buono. Modifica capanno, vediamo. Figo. Però direi che Gembo sempre top. Tensivi a te. Posizione, vabbè. Non saprei proprio. Usa posizione consigliata. Il totale più alto, sì. Più alto lo splendore. Denaro ottenuto. 150. Vai, questo qua. Sì. Ok. Ma ci facciamo un giro pure da lui. Valuta. Ah, che magari riesco a fare meglio. Nuovo santuario, era capanna. Attenzione a te. Eccola. Ok, allora, santuario. Fabbro. Forgia. Abbiamo un testo forgiatura nuovo. Copricapo nuovo.
fotte proprio. Allora, ci abbiamo un sacco di equipaggiamento. Vediamo le ultime cose prima di staccare. Non abbiamo una cosa nuova qui. Anche qui. Perché bugge, invece volendo potremmo. Shesakai. Frecce illese. Questo qua è più forte. L'arco questo qua è più forte. Va bene, dai, facciamo così. Che figo da vedere. Qui invece il centrico. No. Potenza Omnio 5. Ah, è quello di prima che non piaceva. Qua roba di ninja. Questi qua forse adesso sarebbe buono perché attacco d'acqua. Noi facciamo attacco d'acqua con il con questo. Magari. Potremmo provarlo. Stanza all'acqua. Assorbimento vita attacco acqua. Quasi quasi li proviamo. Magari facciamo la combo pazza. Recupero vita domani nemico sconfitto. Vabbè. Rischio i danni qua. Potenza magia 7. No, niente. Ok, neanche qua niente. Qui abbiamo preso qualcosa di nuovo. Ah, questa qua. Carica anima illeso. Danno le spalle subite. No, niente. Magatana potenza magia 19, magia invariata carica anima. Non sarebbe male. Se potenzia di meno la magia. C'è una resistenza al fuoco. Figo questo. Recupero tombale, carica anima, danno spalle, recupero rapido. Recupero rapido affannato pure ne sa, Scegliamo un 23 alla magia. Dai, lo possiamo mettere qua. Ok, aspetta. Già questo qua è più forte di quello che abbiamo. Un po' così to scie. Ok, rimaniamo così. Qui invece possiamo mettere quest'altra cosa qua. Ok, dove possiamo prendere questo qua che è l'ultimo attacco? Un falcione a scatto più 2. Mi prendo la versione avanzata. Vestire la precedente, ok. In realtà potrei anche prenderla volendo. Attacco rapido quando si cambia arma. No, si cambia arma, non la cambio l'arma. C'è un bonus quando è andata a costruzione, determinate abilità attive. Archibugio, arma a distanza, danno inflitti determinate abilità attive. Cambio, non si può eseguire. Ok, quindi no. Coraggio, mani nude. Più 3 mani nude. Riduce i danni inflitti determinate attive. Concede un bonus danno basato alla tua magia. Ok, abbiamo una magia altissima. Questo qua è quello giusto. Ok.
Metamorfo. Metamorfo, vediamo se riusciamo ad arrivare a un altro coso qua. Veleno, no. Sono yokai. Spirito guardia in forma yokai. Ok. Fulmine di ritorno in attività. Se riuscire a recuperare il chi quando sei nel regno yokai. Ma quello è un tacchino? Ma quello è il Rick che è tornato? Che hai mangiato di buono, Rick? Ok, ci piace. Che hai mangiato di buono, Rick? Pasta e carne. Azz, che pasta e carne, che carne. Ah, Rick, sei tornato giusto in tempo per andare a mangiare insieme. Devo andare a mangiare anch'io. Pollo, buono il pollo. Anche se il tacchino, direi che è sempre top. E sei arrivato giusto in tempo per il raidino, Rick. Tacchini, tacchini, tacchini ovunque. Ma oggi l'amica è riuscita a fare il... Sì, la vedo lì, andiamo a trovarla. Andiamo dall'amica. Allora, raid il poto stapopi. Andiamo a vederci un po' di Skyrim dall'amica. Ebbene signori, vi auguro una buona cena, anche se Rick già ha mangiato. Io vado a cenare, poi ci ribecchiamo alle 22 per finire il gioco, che abbiamo questa missione qui da affrontare. E potrebbe essere l'ultimo. Let's go. A dopo. Ciao.